la farmacia diventa un polo polifunzionale del servizio sanitario regionale sul territorio. I farmacisti sono pronti, si sono formati ed hanno preparato i locali. Così anche ad Arezzo dalla prossima settimana il vaccino anti-Covid potrà essere somministrato in farmacia. Tutto ciò è reso possibile dal recente accordo con Federpharma e CISPEL in Regione Toscana, che hanno recepito l'accordo quadro nazionale. La farmacia predisporrà delle agende autonome cui il cittadino o chi ne farà richiesta si potrà prenotare sul cluster di popolazione imposto dalla regione, che sono quelli da 60-79 anni, e attualmente con il vaccino Janssen e di Johnson e Johnson, per cui la farmacia effettuerà queste vaccinazioni assumendo il consenso informato, logicamente come deve avvenire in ogni caso, e la scheda di idoneità e inidoneità alla vaccinazione. E conseguente, una volta inoculazione del vaccino, l'ultima fase, che è quella del monitoraggio per almeno 15 minuti. Le farmacie della provincia di Arezzo che hanno aderito al servizio sono circa il 65% delle associate a Federpharma. Continua la campagna vaccinale utilizzando medici di famiglia e odontoiatri e nel caso specifico farmacisti vaccinatori. Mi auguro che questo consentirà la copertura ancora maggiore della fascia 60-69, che è quella obiettivamente in cui abbiamo un residuo di persone che a tutt'ora non hanno aderito alla vaccinazione. Per prenotare basterà chiamare o mandare un'email direttamente alla farmacia in questione. Infine sarà possibile, sempre in farmacia, prenotarsi anche nel portale regionale e quindi accedere alle somministrazioni negli hub cittadini o provinciali.